Buona domenica, benvenuti al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 27 aprile. Fase 2, il decreto, restano i divieti, ma concesse le visite ai congiunti. La svolta di domani non sarà un ritorno alla vita di prima, ma un allentamento progressivo delle restrizioni. Il calendario illustrato ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le ultime riunioni con la cabina di regia e i capi delegazione, prevede che già da questa settimana ripartano le aziende strategiche, industriali e produttive che esportano all'estero e rischiano di perdere altre quote di mercato e alcuni cantieri. Dal 4 maggio si rimettono invece in moto buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni, anche il commercio all'ingrosso relativo a queste filiere e i cantieri privati. In tutte le riunioni il Presidente del Consiglio ha raccomandato il rispetto rigoroso dei protocolli di sicurezza, ma per la vita sociale bisognerà ancora attendere. In assenza del vaccino, abbandonare le regole del distanziamento è impossibile e sarebbe anche molto pericoloso. La svolta del 4 maggio non sarà dunque un ritorno alla vita di prima, ma un allentamento progressivo delle restrizioni. E dunque ci si potrà spostare all'interno della propria regione di residenza, si potrà anche andare al mare o in montagna, ma da soli ed esclusivamente per fare attività motoria. E sarà sempre consentito il rientro verso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma gli incontri tra persone dovranno essere limitati ai familiari stretti, perché rimane in vigore il divieto di assembramento. Per tutto il resto bisognerà attendere fino al 18 maggio. Conte si augura che bar, ristoranti e negozi per la cura personale, come parrucchieri, barbieri, centri estetici e massaggi, possano ripartire l'1 giugno, mentre l'esame di maturità si farà in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza. L'autocertificazione resta per almeno altre 2 settimane. Nei luoghi chiusi la mascherina diventa obbligatoria. Un altro pezzetto di libertà riconquistata è la possibilità di passeggiare anche lontano dalla propria abitazione, purché a distanza dagli altri. Parchi, ville e giardini pubblici riapriranno su tutto il territorio nazionale, ma gli ingressi nelle aree riservate ai bambini potranno essere contingentati e i sindaci potranno attuare restrizioni sempre seguendo la curva dei contagi. Le forze dell'ordine controlleranno il rispetto delle norme. Sul fronte alle cerimonie religiose si potranno soltanto celebrare i funerali, purché alla funzione non prendano parte più di 15 persone con mascherine e rimanendo a distanza. Le persone ammesse alle funzioni dovranno essere soltanto i familiari più stretti. Bar e ristoranti rimangono chiusi, ma sarà possibile acquistare cibo da asporto da consumare a casa o in ufficio e non rimanendo davanti ai locali. A Villa Abate si moltiplicano le iniziative a favore delle famiglie economicamente disagiate. Allora, il carrello solidale a Villa Abate nasce dall'idea di un gruppo di ragazzi che lavorano nel territorio, fanno parte anche di alcune associazioni e volevamo un attimino renderci utili in questo momento nell'aiutare le famiglie più bisognose del territorio. Detto ciò, abbiamo coinvolto supermercati, panifici, frutta e verdure, tutte le attività che distribuiscono generi alimentari, mettendo dei carrelli tipo questo, dove la gente, venendo a fare la spesa, dà qualcosa. Questo ha fatto sì che in queste settimane di crisi, dove molti non lavorano, molti hanno perso il lavoro, molti aspettano varie indennità e quant'altro, sono riusciti ad andare avanti grazie alle donazioni di tutti quanti, di tutta la popolazione. Detto questo, tutto quello che noi raccogliamo viene devoluto a Caritas, che distribuisce secondo i loro canali. Cerchiamo di aiutare tutte le persone più bisognose, dico, mettendo qualcosa. Invitiamo tutti quanti a fare le proprie donazioni per il carrello solidale, perché in tutti i supermercati troverete il nostro carrello, che è stato graziosamente messo a disposizione da tutti i direttori e tutti i proprietari dei supermercati, ma anche, voglio dire, quindi donate, 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 perché c'è veramente di bisogno. Ognuno di noi si sta spendendo proprio per aiutare chi è più in difficoltà. Quindi il nostro appello è quello di donare qualsiasi cosa, anche un pacco di sale risolve il problema di qualcuno. Quindi per noi qualsiasi cosa va benissimo. Vi ringraziamo anticipatamente a nome di chi riceverà i proventi del carrello solidale. Martedì 28 aprile, la Sicilia pronta a ripartire. In una lettera il presidente della regione Nello Musumeci chiede al premier Giuseppe Conte di riaprire diverse attività e di rilanciare il turismo.
Dall'obbligo sull'uso delle mascherine anche all'aperto alla possibilità di disporre dell'esercito per evitare assembramenti, fino alla possibilità di derogare alle norme sugli appalti. Queste erano state alcune delle richieste che il Presidente della Regione Nello Musumeci aveva avanzato nel confronto tra Stato e Regioni. Adesso in una lettera è stato scritto nero su bianco ciò che serve all'isola per ripartire. In una lettera a Conte ha detto Musumeci, stamane su Radio 1 Rai, chiediamo di riaprire pur nel massimo rispetto delle regole diverse attività. Vogliamo capitalizzare questo risultato dei bassi contagi che è frutto di un gioco di squadra tra le autorità regionali e la comunità siciliana. Il governatore rivendica i risultati fin qui ottenuti in Sicilia dove il contagio è stato arginato. Siamo stati i primi a dire chiudiamo la Sicilia, abbiamo fermato il 94% del traffico ordinario. Possiamo per questo giocare una bella partita sul turismo sapendo di poter garantire in sicurezza un turismo autoctono che muove comunque milioni di persone. Non dal 4 maggio, chiarisce Musumeci, ma stiamo consentendo agli stabilimenti balneari di aprire a giugno. Riapriamo i musei, regaliamo le visite guidate, pacchetti con notti gratuite in albergo. Insomma, sono pronte norme per le imprese del turismo e del commercio con l'obiettivo di dare una boccata d'ossigeno. E gli ingressi delle altre regioni, se arriviamo entro maggio come speriamo a zero contagi, risponde Musumeci, potrà chiedere al governo nazionale anche di riaprire la Sicilia. Sarebbe stata di 100.000 euro la somma pattuita per uccidere Maria Angela Corona, emergono novità dall'interrogatorio della nipote Francesca Castronovo. Sta assumendo i contorni di un racconto dell'orrore la morte di Angela Maria Corona per mano di due presunti sicari stranieri assoldati dalla nipote Francesca Castronovo al mercato di Ballarò a Palermo e finiti in carcere con lei, l'ivoriano Gui Morel Diei e il maliano Tumani Sukwana. Pare che la scena del delitto sarebbe stata ripresa con il cellulare di uno dei due uomini mentre l'altro la strangolava. E quanto emerso dall'interrogatorio di garanzia effettuato a Palazzo di Giustizia dal GIP di Termini Merese Angela Lopiparo. Ma c'è di più, perché sarebbe stata 100.000 euro la somma pattuita da Francesca Castronovo con i due stranieri e non, come si era saputo in precedenza, di 15.500 euro. La somma consegnata agli assassini sarebbe servita per acquistare una nuova casa ed invece è stata utilizzata per il delitto. I due stranieri, difesi dagli avvocati Gabriele Lipani e Michelangelo Zito, hanno invece scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. I carabinieri, coordinati dal procuratore Ambrogio Cartosio e dal sostituto Daniele Di Maggio, hanno certamente trovato dei soldi a casa di Diei, ma non 100.000 euro. Francesca Castronovo, difesa dall'avvocato Francesca Maria D'Amico, ha chiesto al giudice un sostegno psicologico per liberarsi di questo peso. Davanti al GIP la donna ha ribadito di essere profondamente pentita del suo gesto, escludendo anche qualsiasi coinvolgimento da parte del suo fidanzato, che l'avrebbe salvata in extremis dal tentativo di darsi fuoco proprio dopo il delitto. Subito dopo l'interrogatorio, la donna è stata ricondotta nuovamente all'ospedale civico di Palermo, al centro Grandi Ustioni, dove si trova ricoverata per le bruciature alle gambe. Il comune di Palermo si dota della consulta delle biciclette. Lo scopo è quello di perseguire una politica attiva per la mobilità in bici. L'iter giunto in consiglio su proposta anche delle associazioni Palermo Ciclabile e Mobilità Palermo, che hanno raccolto le firme a sostegno dell'iniziativa. La consulta delle biciclette sarà di fatto un organismo consultivo con funzioni di sostegno per promuovere l'utilizzo della bicicletta e sostenere politiche attive per la mobilità ciclabile. Per il sindaco Leluca Orlando l'approvazione della consulta della bicicletta è un'ottima notizia, il segnale di una sensibile condivisa all'interno del Consiglio Comunale per una mobilità sostenibile e dolce, va in parallelo con l'impegno dell'amministrazione sul fronte della progettazione e della ricerca di fondi per la realizzazione di piste ciclabili e con la promozione del bike sharing, servizio sempre più importante e diffuso anche nella nostra città. L'approvazione della delibera che istituisce la consulta delle biciclette, dichiara l'assessore all'ambiente
della mobilità Giusto Catania è un passaggio importante che darà nuovo slancio alla mobilità ciclabile della città di Palermo. Adesso serve un grande investimento economico sulla progettazione e sulla realizzazione di corsie destinate ai ciclisti. Speriamo di poter accedere in futuro ad ulteriori risorse comunali ed extracomunali. Palermo è una città che ha delle caratteristiche che consentono importanti spostamenti su bicicletta. L'approvazione di questo atto deliberativo darà ulteriore slancio all'amministrazione per continuare ad investire sulla mobilità sostenibile, ancor di più oggi nella fase in cui saremo costretti a convivere col coronavirus. Mercoledì 29 aprile è stato dimesso dal reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo anche il secondo paziente bergamasco trasferito in Sicilia il 14 marzo scorso. Assoluta felicità. Dicevo prima che sono in un padiglione che secondo me, che sono paziente che non ha nulla a che fare con la medicina, rappresenta un po' la sofferenza, no? Eppure questo padiglione mi ha voluto bene, mi ha amato e mi ha guarito, quindi è tanta roba. Allora io mi sento fortunato e ho sopravvissuto e non so come mai sono stato scelto io. Ci sono in tanti che mancano, anche del mio paese, noi siamo in 8.500 abitanti, ne sono morti più di 100 e non ci sono più. È inspiegabile, non so cosa dire. Noi veniamo in Sicilia spesso, amiamo la Sicilia, la sua diversità, siamo molto distanti dal barocco che si incontra lungo la strada, eppure c'è una sorta di attrazione. Io credo che sia quasi inutile abbracciarsi, cioè l'ovvietà è l'ovvietà, cioè siamo figli dello stesso mare, insomma, in un senso. Noi stiamo un po' più in alto, voi un po' più in basso, ma l'acqua è la stessa. Questa storia di questi pazienti bergamaschi a cui abbiamo salvato la vita ha dei contorni diversi perché ci permette di fare capire, di dare una dimostrazione di come in questa emergenza coronavirus la sanità siciliana abbia reagito in maniera egregia, da chi ci dirige, quindi dall'assessore al comitato tecnico scientifico, i direttori generali delle aziende e poi noi che chiaramente siamo l'interfaccia con i pazienti, che oltre alla professionalità, consentimi di dire, usiamo una grande umanità nei confronti dei pazienti. E quindi credo che sia un ottimo esempio di quello che sta facendo la sanità siciliana di positivo. Sono arrivati questi due pazienti da Bergamo in gravi condizioni. I nostri colleghi avevano bisogno di aiuto perché in quel momento in Lombardia non avevano più come assistere questi pazienti e noi ci siamo fatti trovare pronti. È stato un percorso molto difficile per tutti e due e per questo paziente di oggi ancora di più, ma oggi è un giorno di felicità per tutti, perché è un giorno di felicità come sempre quando salviamo la vita di un paziente. Ma chiaramente questa è una storia che ha dei connotati e dei contorni diversi e che ci fa fare tante riflessioni diverse rispetto ai pazienti con cui siamo abituati a convivere quotidianamente. Coronavirus, grano duro, controlli su 3 navi arrivate a Pozzallo. Le analisi chimico-fisiche mirano soprattutto ad accertare l'assenza di residui di pesticidi, in particolare di glifosato. Resta alta in Sicilia l'attenzione sul fronte alimentare anche nel periodo di emergenza sanitaria. Questa volta i controlli disposti al presidente della regione Nello Musumeci si sono concentrati sul grano proveniente dall'estero. Gli agenti del Nucleo Operativo per la Sicurezza Agroalimentare del Corpo Forestale Regionale, che hanno operato in sinergia con i colleghi dell'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi Agroalimentari, sono entrati in azione nel porto di Pozzallo, dove sono giunte 3 navi provenienti da Turchia, Albania e Malta. A bordo un carico complessivo di grano duro di oltre 11.000 tonnellate destinato a mulini del Siracusano e del Ragusano. Erano presenti anche gli ispettori fitosanitari dell'assessorato all'agricoltura. Sul grano di provenienza francese, spagnola e ungherese sono stati effettuati prelievi e i campioni subito trasmessi ai laboratori del Ministero delle Politiche Agricole. Le analisi chimico-fisiche, i cui esiti si conosceranno entro pochi giorni, mirano soprattutto ad accertare
accertare l'assenza di residui di pesticidi, in particolare di glifosato. Impensabile, specie in un momento come questo, sottolinea il governatore Musumeci, che si possano minimamente allargare le maglie della rete di controllo su tutto ciò che entra in Sicilia per finire sulle nostre tavole. Ciò che è prassi oggi diventa a maggior ragione una regola ferrea, e qualora dovessero essere accertate anomalie sulla qualità della merce faremo scattare immediatamente il fermo sanitario. Il rigore che finora ha dato i risultati sperati è stato e resterà un principio saldo a beneficio della salute dei siciliani. L'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, a proposito del nuovo arrivo di navi cariche di grano straniero nel porto di Pozzallo, esprime il suo plauso all'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera sulla tempestività nei controlli, ma chiede alla locale capitaneria di porto di riferire la provenienza e le caratteristiche del grano, soprattutto il rispetto alle procedure di verifica e corretto smaltimento dei prodotti altamente tossici utilizzato per il trasporto intercontinentale del grano. L'obiettivo deve essere sempre quello della tutela e della salvaguardia della salute dei siciliani. Operazione Trasporti Pericolosi della Guardia di Finanza di Palermo, truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale, sequestrati una falsa onlus e oltre 1 milione di euro, 5 le misure cautelari. Sequestro preventivo della Onlus Cuore Giovane con sede a Monreale, sequestro di oltre 1 milione di euro, misure cautelari nei confronti di 5 soggetti, di cui 4 agli arresti domiciliari ed uno sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza. La Cuore Giovane svolgeva per conto dell'ASP di Palermo il servizio di trasporto emodializzati e per conto della SEUS il servizio di emergenza urgenza 118 in eccedenza, ossia quando i mezzi del 118 non erano sufficienti. Le indagini degli investigatori del gruppo tutela spesa pubblica del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno consentito di accertare che la Cuore Giovane, dietro le mentite spoglie di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, celava invece un'autentica attività di impresa gestita con scopo di lucro, perseguendo gli interessi privati degli amministratori, camuffando gli stipendi elargiti ai volontari, in realtà dipendenti, come rimborsi. Inoltre, in sede di stipula e rinnovo delle convenzioni con l'ASPE, gli indagati hanno prodotto falsi attestati relativi alla partecipazione degli autisti soccorritori e barellieri a corsi formalmente rilasciati da associazioni abilitate, ma di fatto autoprocurati. Proprio grazie a tali false attestazioni di requisiti, la Cuore Giovane Onlus ha potuto accedere alle convenzioni pubbliche, frodando gli stessi enti che le avevano affidato i servizi e ottenendo ingenti fondi pubblici, a fronte di servizi resi in assenza dei requisiti richiesti. Il GIP ha disposto il conseguente sequestro delle somme indebitamente percepite, pari a oltre 1 milione di euro, nonché della Onlus e di tutto il suo patrimonio aziendale. Da oltre 40 giorni chiuso dentro una cabina, Giovanni Sedita, giovane musicista palermitano, si trova a bordo della Costa Favolosa, chiede il tampone per ritornare a casa. Noi siamo in navigazione da 50 giorni, siamo chiusi in cabina dal 19 di marzo. Stiamo passando dei momenti difficili, nel senso che siamo in continua attesa senza una risposta. No, partiamo, comunque... mi scusi. Lei è risultato positivo al Covid attraverso il test sierologico. Questo quando? Questo il 24 marzo. La nave che tratta stava facendo in quel periodo? Allora, il 24 marzo già era in quarantena da alcuni giorni. Quindi a Taranto. Quindi eravate a Taranto. La Costa Favolosa erano i Caraibi francesi. I Caraibi francesi, poi lei mi ha spiegato che avete fatto scalo a Miami, dove sono sbarcati molti membri dell'equipaggio e tutti i passeggeri. 400 membri dell'equipaggio, soprattutto la parte artistica, quindi musicisti e tanti altri membri dell'equipaggio, sono sbarcati perché erano risultati negativi al test, visto che Miami appunto ha dato disposizione solo per quelli negativi. Lei era positivo? Sono rimasti a bordo. È rimasto a bordo, quindi siete arrivati in Italia? Sì. Ci tengo a dire che a Miami sono sbarcati comunque in rada, nel senso con le scialuppe, non siamo attraccati al porto di Miami. Ok, e siete arrivati in Italia e da allora, diciamo, lei sta aspettando, lei insieme ad altri membri dell'equipaggio, mi ha spiegato, e state aspettando il tampone.
Sì, questo mio appello, infatti, ci tengo a precisare che è a nome veramente di tutti, perché cioè, siamo qui non con la pretesa di scendere a tutti i costi, ma siamo qui con la pretesa di poter fare i tamponi e nel caso in cui un membro risultasse negativo, avere la possibilità di ritornare a casa e di rimpatriare anche gli altri ragazzi di altre nazionalità. Cioè, questa situazione sembra interminabile, non avere mai fine. Quanti siete a bordo, circa? 674, credo che sia il numero preciso. 674 attraccati a Taranto dal 24 marzo, o no? No, a Taranto siamo attraccati il 24 aprile. Il 24 aprile. 24 marzo è il E dal 24 aprile. giorno Ok. E dal 24 aprile state aspettando che le autorità sanitarie vi facciano i tamponi. Esatto, al momento ne hanno fatto circa 100, ma da ieri non abbiamo visto più nessuno, Lei veramente quando è nessuno. stato male invece? Io sono stato male, credo il 13 marzo sono stato male, ho avuto febbre, ho vomitato, avevo mal di testa, fortissimo, mal di testa incontrollabile, cioè una cosa che non era normale, non era il solito mal di testa. Poi pesantezza agli occhi che mi è durata 15 giorni e per circa 20-25 giorni ho avuto la mancanza di odori e sapori. Venerdì 1 maggio Claudio Barone, segretario generale della UIL Sicilia, chiede un passo di cambio per l'isola per riuscire ad affrontare e superare il momento di grande difficoltà economica. Questo 1º maggio non ci saranno manifestazioni, non ci saranno cortei, però avvertiamo tutti l'urgenza di ripartire. Bisogna farlo però in condizioni di sicurezza. Quello che purtroppo abbiamo chiaro è che non sarà comunque un ritorno alla normalità. I settori danneggiati saranno tanti, abbiamo parlato del turismo, ma in generale c'è preoccupazione per tutti quelli che hanno posti di lavoro più deboli. Penso agli stagionali, come ai lavoratori a tempo indeterminato, per i quali bisogna offrire qualche tutela in più, altrimenti i rischi sono estremamente forti. La Sicilia è fondata da piccole e medie imprese, artigianato e esercizi commerciali. Riguardo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle ripartenze, voi che posizione prendete? Ma il giudizio sul decreto del governo nazionale è abbastanza tiepido. Sono delle misure apparentemente improntate alla volontà di dare un po' di ossigeno e un po' di liquidità. Sulla loro efficacia ancora è tutta da verificare. Non è che ci sia da essere largamente ottimisti. È ancora peggio l'impressione che abbiamo per quanto riguarda la finanziaria che è in discussione in queste ore al Parlamento regionale. Non vorremmo che sia una manovra che la Regione siciliana fa in queste condizioni, necessitata dal fatto che devono chiudere il bilancio entro fine mese, altrimenti scattano una serie di provvedimenti restrittivi. Non vorremmo che fosse come al solito improntata alla logica delle clientele e delle mance, con pochi provvedimenti strutturali. Noi abbiamo chiesto, ma l'hanno fatto anche Confindustria, per esempio, di dare un contributo a chi riparte con tutti i lavoratori in forza. In questo caso diciamo che la Regione si deve caricare degli oneri previdenziali. È una cosa che può essere fatta, sarebbe un segnale di attenzione importante al mondo del lavoro e alla buona occupazione. Non sappiamo se questa nostra indicazione sarà recepita. Abbiamo chiesto per esempio di intervenire integrando il reddito della cassa integrazione. Da noi la maggior parte delle famiglie sono monoreddito e quindi sarebbe importante. Abbiamo chiesto di dare un segnale, non solo limitandosi a dire che sono eroi, ma a quelli che lavorano nel settore della sanità. Da questo punto di vista c'è qualcosa, ma ci sembra ancora largamente insufficiente. Noi speriamo che questa crisi ci consenta anche di cambiare passo, di uscire dall'ottica di una regione che continua a galleggiare, ma capire finalmente che di fronte alla crisi e di fronte ai cambiamenti profondi che questa crisi indurrà, bisogna dare una prospettiva diversa, rimboccarsi le maniche e mettersi seriamente al lavoro.
Sebastiano Cappuccio, segretario generale CISL Sicilia, ha sottolineato che la regione rischia di rimanere indietro fino a 3 volte rispetto al resto d'Italia. Noi, come sapete, questo 1º maggio non faremo delle manifestazioni di piazza, ma cercheremo di esprimere, come dire, la nostra vicinanza e la partecipazione a questo evento che ogni anno per il mondo del lavoro è importante attraverso una serie di non solo comunicazioni, ma anche di confronti televisivi, sulla stampa, da parte delle nostre segreterie generali. È chiaro che si tratta di un momento delicato. Vogliamo esprimere intanto un ringraziamento immediato nei confronti dei medici, degli infermieri, del personale della sanità, della protezione civile che hanno, come dire, che stanno lavorando in modo instancabile per fronteggiare questa grandissima emergenza e ovviamente una vicinanza a tutte quelle che sono le vittime che, ahimè, purtroppo questa emergenza da coronavirus ha determinato. Ed è chiaro anche che però c'è bisogno di concentrarsi su cosa bisognerà fare dopo questa emergenza e comunque in questa cosiddetta fase 2. Noi non siamo molto appassionati al dibattito legato alla riapertura immediata o non immediata. Pensiamo una cosa semplice: intanto bisogna riaprire tutti assieme quando il governo, come dire, stabilirà la data. Il 4 maggio si riapre con una serie di modalità che sono, diciamo, poco diverse per la verità da quelle che abbiamo visto fino ad oggi, ma noi pensiamo che bisognerà ragionare su quello che è il vero problema, che non è soltanto come riaprire, il vero problema è sarà, cioè se riaprire, il vero problema è come riaprire e soprattutto se tutti riusciranno a farlo. A proposito di questo, lei poc'anzi ha usato un termine, speranza, ma Sì. i lavoratori, tanti lavoratori siciliani, stanno perdendo la speranza. Mi rendo conto, il tema vero è che bisogna, nel riaprire bisogna subito mettere in campo, secondo noi, una serie di azioni forti, al di là di quelle che sono previste a sostegno, come dire, delle attività economico-sociali e del lavoro che ha messo in campo il governo, proprio per ridare non solo speranza, ma per poter riprendere velocemente, perché altrimenti la nostra opinione, particolarmente qui in Sicilia, è che, come dire, i riflessi di quello che è avvenuto con il coronavirus, rischiamo di pagarli 2 o 3 volte in più rispetto a quello che è successo fino ad oggi. Quindi, secondo noi, bisogna partire da elementi veri e forti. Il primo è quello dell'emergenza sanitaria e del sostegno complessivo alla sanità. Il secondo è quello dell'emergenza lavoro e del sostegno al lavoro. Il terzo è quello dello sviluppo, della crescita e del sostegno, quindi anche attraverso importanti, come dire, sostegni di tipo economico e finanziari per rilanciare le imprese, e il quarto è quello, secondo noi, di un forte sostegno a tutto quello che riguarda il sociale, il disagio sociale che l'emergenza coronavirus sta determinando. Sabato 2 maggio, Nunzio Reina, responsabile attività produttiva Confesercenti, sottolinea il rischio che il 45% di barbieri e parrucchieri non siano in grado di riaprire. Voi vi eravate detti, tra l'altro, pronti a mettere in campo quelle misure sanitarie, se vogliamo, o quantomeno di igiene che sarebbero state necessarie qualora vi avessero consentito di riaprire. Ed è quello che abbiamo fatto in questo periodo e che continuiamo a fare perché siamo sempre speranzosi che il governo regionale si faccia carico di portare al governo quelle che sono le nostre necessità. Però il vero problema è che l'indebitamento, se resta fino a giugno, sarà un problema gravissimo per le imprese, anche perché si è detto la chiusura del 1º giugno, non si è detto che interventi in aiuti potevano essere dati alle imprese. Quindi questo ci fa veramente preoccupare, perché le locazioni continuano, le bollette continuano, la cassa integrazione in deroga non arriva, e quindi una serie di problematiche che si aggravano giorno dopo giorno. Il fatto ancora più grave è che con questo decreto non si è fatto altro che legalizzare gli abusivi. In questo sistema,
hanno solo legalizzato gli abusivi e hanno fatto chiudere le imprese sane. Questa è la verità assoluta, perché noi che stiamo su tutte quelle che sono le normative igienico-sanitarie, che non facevamo prima e che stiamo raddoppiando oggi, siamo penalizzati. Chi invece con la borsetta può tagliare i capelli, e mi meraviglio ancora di più che molti politici vengono in televisione o molti intervistati con i capelli tagliati. Questo mi fa ancora più rabbia, o le donne con i capelli pettinati che io incontro nei supermercati. Questo mi fa ancora più rabbia. E non dicano che noi queste cose non le abbiamo dette, le abbiamo sempre dette. Io sono contro le manifestazioni che possono essere quelli di scendere in piazza sapendo che nessuno ti ascolta e che non può cambiare nulla. Io sono per le regole, il rispetto delle regole e le legalità. Però non si può accettare passivamente tutto quello che sta succedendo. Vuol dire che faremo degli interventi ancora più corposi, che può essere quello non di cominciare a parlare di aiuto o altro, ma cancellare completamente la partita IVA, quindi togliere completamente le attività. Per concludere, lei che ha il polso della situazione, essendo presidente di categoria, a suo avviso quanti artigiani del suo settore potrebbero non riaprire a giugno? Allora, già c'era un problema di cancellazione, infatti ho fatto la valutazione e ho preso i dati da Union Camere in Sicilia, per quelli che era 2019-2020 già c'era un calo. Questo sarà una chiusura che non sarà di poco conto e che avrà una ripercussione anche del 40%-45% di aziende che si cancelleranno e chiuderanno le attività. Il sovrintendente del Teatro Massimo Francesco Giambarone spiega come il teatro sia stato vicino al pubblico attraverso il web. Un momento difficile, un momento inedito soprattutto, una cosa assolutamente inaspettata, una chiusura di tutti i teatri del mondo che non accadeva dal secondo dopoguerra, veramente ci lascia un po' smarriti, un po' spiazzati. È così innaturale vedere i nostri teatri chiusi. Però ci sbracciamo e cerchiamo di fare in modo di pensare, di immaginare un futuro neppure troppo lontano in cui in sicurezza, perché questo ovviamente è l'obiettivo principale di tutti noi, si possa riaprire e ricominciare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Voi state cercando di tenere unito, distante, ma unito il vostro pubblico attraverso il web. Sì, alla fine il web, il digitale, sta rivelando un grande alleato di questa fase così complicata. Devo dire che già noi che lo usavamo da tempo attraverso la nostra web TV ce l'avamo resi conto che il digitale era un grande strumento per essere più inclusivi, per essere più aperti, per essere un teatro di tutti e non di pochi. Quindi lo usavamo e lo usavamo con risultati molto soddisfacenti. Adesso è fondamentale perché i teatri sono chiusi, però noi teniamo un filo costante di relazione con il nostro pubblico e questo per noi è un segno di vita importante, ma devo dire anche da parte del pubblico abbiamo un riscontro molto molto significativo. Abbiamo intanto trasmesso il nostro archivio di spettacoli bellissimi, che sono quelli che abbiamo realizzato dal vivo in tanti anni e che abbiamo registrato con la nostra web TV, però abbiamo anche pensato una programmazione pensata apposta per questo tempo di isolamento per la nostra televisione, con dei programmi realizzati ad hoc per questo periodo. C'è stato un bellissimo gala con tutti gli artisti più vicini, più affezionati, che vogliono bene al nostro teatro e che da casa hanno cantato, hanno suonato, hanno fatto delle piccole performance casalinghe e che poi abbiamo montato in due puntate di un gala molto, molto bello, molto, molto seguito, insomma, un segno di vita. Noi siamo impegnati nel cercare di confermare che siamo vivi e che siamo chiusi, sì, ma non siamo fermi e soprattutto siamo pronti a riaprire. Il pubblico, il nostro pubblico è la nostra forza. Noi abbiamo un teatro ha due grandi elementi di forza, il pubblico e
e le masse artistiche che lo compongono, le masse artistiche tecniche che sono quella meravigliosa comunità che ogni sera fa in modo che lo spettacolo inizi e si alzi il sipario quando possiamo farlo e siamo aperti. Il pubblico ci sta dimostrando anche un affetto straordinario. Io voglio ricordare che tantissimi, sono parecchie centinaia ormai, di nostri spettatori hanno aderito a una campagna promossa da loro e non da noi, e quindi siamo ancora più grati, di rinunzia al rimborso del biglietto. Stanno rinunziando al rimborso come una sorta di atto di mecenatismo nei confronti del nostro teatro. Noi siamo grati, ma al di là dell'atto, della concretezza dell'atto in sé, conta il gesto, conta il fatto che quel pubblico ci dice quanto ci vuole bene, quanto è legato a noi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro ancora una buona domenica, arrivederci.